caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Salve amici, come leggete dalla stringa sotto, oggi guarderemo la scrittura di Carlo Sanna. Carlo Sanna ormai è uno dei fantini stabili del Palio di Siena, e non solo del Palio di Siena, perché anche fuori monta e fa anche gli altri palli. Ha vinto anche Castelpiano, addirittura ha fatto a Porto Castelpiano, perché ha vinto due volte di fila, e poi monta un po' dappertutto, e come detto ora nella è uno dei fantini di riferimento del palio di Siena. Bene, dicendo questo, andiamo a vedere il Palio di Siena, andiamo a vedere la storia del Palio di Siena di Carlo Sanna, che tutti più o meno conoscete. Comunque, ci andiamo a vedere. Eccolo qua. Carlo è nato, vedete, il lunedì, il 20 marzo dell'89, ha corso 12 pali, ne ha vinto uno, ha corso in 7 contrade, come leggete dagli amici del Palio Sera.it, è caduto 4 volte, non ha mai vinto scosso, è arrivato una volta secondo. Andando a vedere, le prove di notte l'ha fatta la prima volta nel 2013, con Quanti Voglio, poi la tratta l'ha fatta invece nel luglio del 2014, Oceano Baio, e poi l'ha fatta fino al 2014, 2017, e poi la tratta non la fa quasi mai, diciamo. Anzi mai, arrivando a oggi. Le prove ha cominciato nel Montone, e poi nello stesso Montone debutta il 16 agosto del 2014 con Osvaldo, parte in testa, poi sapete che scivolò il cavallo da solo, senza nessuna responsabilità sua, prima del Palio, prima della curva di San Martino. Appunto, ha corso 12 volte, e l'ultimo è il 16 agosto del 2019. Quindi Carlo è un ragazzo che, ormai come abbiamo detto, è dentro il discorso del Palio in pieno, sotto tutti i punti di vista. E allora vediamo che ci dice la dottoressa Pardini sulla sua scrittura. Ma io direi di un cavaliere del Palio di Siena, di Carlo Sanna, di anni 32. La grafia di Carlo si muove nello spazio vitale con energia leggera. Da essa traspare la finezza del pensiero e la volontà della temperanza. È un professionista che ha imparato a non lasciare nulla al caso e non avere distrazioni. È coerente e metodico nel suo lavoro. La sua intelligenza è di tipo speculativo.
calcola momento per momento per non disperdere le energie utili nella gara. La sua rielaborazione è continuativa. Carlo ha imparato a conoscere se stesso e sa quali possono essere le sue potenzialità. Per questo procede passo per passo, contenuto, parco e lineare, restando con i piedi sulla linea della realtà, continuando a lavorare con dedizione e passione. Carlo appone la propria firma a destra del foglio, antepone il cognome al nome, la sua firma è coerente alla sua scrittura, parca ed essenziale, lineare, leggibile e chiara. Procede con calma, ma con continuità verso il divenire, i suoi sogni e le sue aspirazioni. È legato alla propria famiglia di origine, ma staccato e concentrato sempre su se stesso, per cogliere anche momenti belli e il successo che questa professione dona a chi la ama. Bene, avete sentito anche vista di Carlo, io credo che anche lì la dottoressa Pardini non ha sbagliato nulla, grazie a Carlo Covagliati che si è messo in gioco. Dall'altro Carlo è quando è venuto a Siena la prima volta, è venuto a Siena proprio da me, e a scuderia, e andammo appunto a galoppare, la prima volta venne proprio a galoppare con me a Mociano, gli feci montare Peperino e io montavo Nicito e facemmo galoppo lì, tornò l'anno dopo e andò da Giuseppe Zetti. Insomma, un ragazzo di quelli che credo che rimarrà negli annali palieschi. Benissimo, ringraziamo ancora la dottoressa Pardini, Carlo, per essersi messo in gioco su questa cosa della scrittura, che penso sia una cosa un po' diversa, gradevole, che vediamo. L'avevamo già vista a Canale 3 nel 15 agosto alla cena, quella trasmissione con i ragazzi giovani del Palio, e c'erano anche le scritture a completare la trasmissione, però come ho detto le ho messe anche via, almeno rimangono come archivio per chi se le vuole andare a vedere per curiosità. Benissimo, grazie di avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima e arrivederci a tutti amici. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo.